Armando Crocicchio, qual è la soluzione che tu daresti per la diciamo per eliminare insomma il problema Berlusconi e questa concussione tra politica e vita privata? Beh, per battere Berlusconi bisognerebbe battere Cosa Nostra, la mafia, di cui lui è sopra parte o si è aggregato per poter andare su, perché i voti che lui ha preso non sono noccioline, offrendo 30.000 voti a Tizio, 40.000 voti a Caio, 25.000 voti a Tizio, tutti i voti, tutti i deputati che lui ha, quasi tutti, li ha presi in questa maniera. Si sa che i voti non sono noccioline, come cavolo ha fatto a fare votare tutti i deputati a cui ha offerto la candidatura? E per me non è un mistero. Se non c'è dietro Cosa Nostra, non poteva prenderlo, non poteva farlo. Questi voti sono stati comprati. Nel meridione è molto facile, nel nord, per conto mio, ha comprato le intere urne, cambiando addirittura l'urna. Se no non poteva assolutamente andare su e prendere quei voti che ha promesso ai candidati. Che ripeto, i voti non sono noccioline. E la gente vota quello che cavolo vuole lui e i personaggi che vuole lui. Ma votare un personaggio come Tiziana Maiolo e come Giorgio Straguadagno, che da noi ha preso 8 voti nella lista Marco Pannella, in quanto era radicale anche lui, almeno aspirava adesso. Ditemi voi come cavolo ha fatto questo qui a prendere 30.000 voti. Nicolino, invece ieri sera ci hai fatto vedere un foglio delle elezioni del 1992. Sì, è il 1992, che cosa è successo? Che questi voti sono stati presi dalle liste del 1992, estrapolati dai non eletti di quelle liste, che i compari di Berlusconi, cioè Cosa Nostra, è andata a cercarli per offrirgli un posto solo a Berlusconi. Questi tutti hanno accettato, penso che l'unico fesso che non ha accettato è qui davanti a voi, Armando Crocicchio. Che si chiama Armando Crocicchio. Scusatemi, perché chi non vuole diventare deputato in questa maniera, in Italia lo chiamano fesso. E beh signore, allora io sono fesso, ma sono fiero di essere fesso, ma di essere me stesso e coerente con me stesso e con le mie idee. Perché se io fossi entrato in Berlusconi dovevo giurare e a quest'ora non ne potevo più uscire, perché quelli che sono andati con Berlusconi hanno dovuto giurare dopo di essere fedeli a Berlusconi, infatti non è uscito nessuno. E un'altra cosa, non solo Berlusconi hanno giurato, ma ha giurato la mafia. Quando Berlusconi non ci sarà più, questi dovranno obbedire, che vogliono o che non vogliono, alla mafia. Armando, grazie per il tuo contributo, noi ti seguiamo sempre perché sei un radicale storico e continueremo a seguirti. Grazie. Grazie a te.